Cari ragazzi, care ragazze, anzitutto lasciatemi dire che sono contento di mandarvi questo saluto qui da Brescia dove sono tornato. Sono trascorsi un po' di mesi dall'operazione che ho dovuto subire. Ringraziando il Signore tutto è andato bene e adesso posso anch'io riprendere il cammino che tutta la nostra Chiesa sta compiendo. Ecco, il mio messaggio per voi che state vivendo l'esperienza di startup, un po' a conclusione del percorso dell'iniziazione cristiana, i sacramenti del battesimo, dell'Eucaristia e della Cresima, il mio messaggio è questo. Lo ricavo dal brano del Vangelo su cui siete stati invitati a meditare, quello della parabola del seminatore. Il seminatore getta la semente, la getta su te terreni diversi, ma questa semente ha una forza tutta sua, una forza straordinaria, è capace di generare la vita, di produrre frutto. Ecco, i sacramenti che voi avete ricevuto vi hanno offerto in maniera un po' misteriosa, una grazia straordinaria. E questa grazia ha una forza. Certo, deve trovare la vostra accoglienza. La grazia di Dio non è automatica, come quando si accende una luce, basta premere l'interruttore e tutto succede. No, la grazia domanda la collaborazione della libertà, l'adesione. Adesso ormai state crescendo, vi rendete conto di quanto è importante la libertà. Decidere le cose in maniera personale, non lasciare ad altri il compito di farlo. Ecco, questa grazia farà grandi cose nella misura in cui anche voi metterete l'impegno necessario. L'attenzione, e quindi vincendo la superficialità, la costanza, e quindi non lasciandovi condizionare da quelle che potrebbero essere delle fatiche, e poi la lotta, perché la grazia di Dio domanda anche di non arrendersi a ciò che non è giusto. Ecco, io vi invito ad essere persone che collaborano con la grazia di Dio attraverso la vostra libertà, e vi assicuro, perché questo ce l'ha promesso il Signore, che nella misura in cui questo avverrà sarete felici della vostra vita. Vi abbraccio tutti e vi benedico nel Signore. Sai che non sei mai solo, ma puoi contare sempre su di noi.